Eccoci di nuovo insieme amici di androidblog.it. Oggi effettuiamo l'unboxing di Moto X che ci è appena giunto in redazione. Andiamo a effettuare un po', andiamo a vedere cosa contiene la confezione di questo smartphone che sostanzialmente riveste il settore la fascia da top di gamma dell'azienda Motorola da poco rinata, se così vogliamo dire. Innanzitutto qui troviamo lo smartphone nella colorazione bianca. Andiamo poi a vedere la confezione cosa contiene, intanto poi riepiloghiamo le varie specifiche tecniche del dispositivo. Innanzitutto qui apriamo questa piccola confezione, troviamo i soliti manuali in varie lingue di cui è dotato lo smartphone. Poi troviamo un cavo USB, micro USB da un design molto interessante. Queste parti sono rivestite in gomma, in plastica. Poi, quest'altra piccola confezione, troviamo la spilla per rimuovere il vano per la nano SIM presente su questo Moto X di Motorola. Mettiamo da parte. E qui il lato più interessante forse della dotazione è il caricabatterie con presa europea che ci permette di caricare il dispositivo grazie al doppio ingresso USB, quindi si potrà caricare contemporaneamente lo smartphone sulla prima presa USB mentre un qualsiasi altro dispositivo che vogliamo ricaricare sul secondo slot. Andiamo a riprendere lo smartphone, riepiloghiamo un po' di caratteristiche tecniche nel frattempo che lo accendiamo. Innanzitutto diciamo che è dotato di un display, adesso non si è acceso, un display da 4,7 pollici con risoluzione HD, quindi un pannello AMOLED, 2 GB di RAM, un processore dual core, scusate, sistema operativo Android 4.4.2 KitKat, quindi l'ultima distribuzione su cui Motorola ha effettuato un grandissimo lavoro di ottimizzazione, oltre che aver apportato un gran numero di funzioni non presenti su altri dispositivi. Come vedete già si è avviato il sistema. Una batteria da 2200 mAh che consente al dispositivo di avere una durata più che ottima, considerando anche l'hardware che è installato su questo dispositivo. Una fotocamera posteriore da 10 megapixel con flash LED, mentre una frontale da 2 megapixel. È presente poi ovviamente l'altoparlante qui nella parte posteriore alta. Qui sopra il jack da 3,5 mm e il secondo microfono per l'attutire dei rumori. Mentre qui nella parte frontale troviamo il sensore per la luminosità automatica e qui nella parte bassa del device troviamo il primo microfono. Qui troviamo nella parte posteriore l'ingresso micro USB per ricarica e trasferimento dati col computer. Sul lato sinistro troviamo l'ingresso per la nano SIM qui a sinistra, mentre sul lato destro troviamo i pulsanti di accensione, blocco e spegnimento e il bilanciere del volume. Per quanto riguarda invece le dimensioni, siamo di fronte a 129,3 65,3 mm per 5,6 mm di spessore, il tutto in un peso molto contenuto di 130 grammi. La recensione completa arriverà a brevissimo sul nostro canale, per cui rimanete sintonizzati. Per Android Blog, Nicola De Cillis.